e tornavo sempre in questo territorio. E man mano che si sono infittiti i ricordi, gli episodi della mala vita, vi confesso, anch'io sulle prime pensavo che fossero sempre episodi di malavita isolata. Cioè io credo che questo meccanismo sia abbastanza quasi una... attenzione però, che sta succedendo qui? Su questo territorio questi episodi che si moltiplicano, che significato ha? Poi ce ne sono alcuni clamorosi. E qui prima abbiamo incontrato i familiari di Giovanni Panunzio, 1992. Io non puoi più scherzare, non puoi più pensare che tutto sommato la situazione non sia ormai degenerata in modo sistemico, perché sei di fronte a un imprenditore, costruttore, che per poter lavorare è costretto a pagare il pizzo e addirittura non pagando il 6 novembre viene ucciso per strada. E allora non c'è più da scherzare. Questo ed altri episodi. Oggi noi siamo nella condizione di dire che chi nega l'esistenza di una rete mafiosa che è arrivata a infiltrare, come ci hanno detto indagini, documenti nero su bianco, anche gli amministratori pubblici che sono stati mandati a casa perché come è stato certificato, hanno avuto collegamenti diretti e indiretti con esponenti della malavita organizzata di stampo mafioso e ne hanno subito condizionamento a tal punto da alterare il processo del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Beh, oggi chi non prende consapevolezza di questo? Non si predispone di conseguenza dalla parte giusta, è uno che non ama la propria città. E la cosa bella oggi non è solo la nostra presenza, la presenza di tanti rappresentanti, amiche, amici del Movimento 5 Stelle, a tutti i livelli, a livello parlamentare, a livello di provincia, a livello di consiglieri, assessori regionali e coordinatori territoriali. Oggi la cosa bella è la vostra presenza affollata, perché voi siete venuti qui, spero non solo per vedere in faccia che vedete pure in televisione, esatto. Siete venuti qui perché volete alzare la testa.